Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, l'Assunzione di Maria, il volo dello Spirito di Maria al cielo. Venuta la sua ultima ora, narra Gesù alla veggente, come un giglio stanco che dopo aver esalato tutti i suoi profumi si curva sotto le stelle e chiude il suo calice di candore, Maria, mia madre, si raccolse sul suo giaciglio e chiuse gli occhi a tutto quanto la circondava per raccogliersi in un'ultima serena contemplazione di Dio. Curvo sul suo riposo, l'angelo celeste di Maria attendeva trepido che l'urgere dell'estasi separasse quello spirito dalla carne per il tempo segnato dal decreto di Dio e lo separasse per sempre dalla terra, mentre già dai cieli scendeva il dolce e invitante comando di Dio. Curvo a sua volta su quel misterioso riposo, Giovanni, angelo terreno, vegliava a sua volta su quel misterioso riposo. La madre che stava per lasciarlo. E quando la vide spenta, vegliò ancora, perché inviolata da sguardi profani e curiosi rimanesse, anche oltre la morte, l'immacolata sposa e madre di Dio, che dormiva così placida. È bella. Ma veniamo ai particolari di questa estasi d'amore, l'estasi delle estasi, quella che coronò la vita terrena dell'augusta madre di Dio. Raccogliendo le braccia sul petto, abbassando le palpebre sui suoi dolci occhi fulgidi d'amore, Maria dice a Giovanni, curvo su di lei, io sono in Dio e Dio è in me. Mentre io lo contemplo e ne sento l'abbraccio, tu di i salmi e qualche altra pagina della scrittura che a me si addice, specie in quest'ora. Lo spirito di sapienza te l'indicherà. Recita poi l'orazione del figlio mio, ripetimi le parole dell'arcangelo annunziante e di Elisabetta a me, e il mio inno di lode. Ti seguirò con quanto ancora ho di me sulla terra. Giovanni, lottando contro il pianto che gli sale dal cuore, sforzando di dominare l'emozione che lo turba, con la sua bellissima voce, che col passare degli anni si è fatta molto simile a quella di Cristo, cosa che Maria nota con un sorriso, dicendo «Mi sembra di avere a fianco il figlio mio Gesù», intona il Salmo 118, che dice quasi per intero, poi i primi tre versetti del Salmo 41, i primi otto del Salmo 38, il Salmo 22, il Salmo 1, dice poi il Pater, le parole di Gabriele ed Elisabetta, le parole di Gabriele e di Elisabetta, il Cantico di Tobia, il Cantico 24esimo dell'Ecclesiastico, dai versetti 11-46, e per ultimo intona al Magnificat, ma giunto al nono versetto, a soccorso Israele suo servo, si accorge che Maria non respira più, pur essendo rimasta naturale nella posa e nell'aspetto sorridente, placida, come non avesse avvertito il cessare della vita. Giovanni, con un grido di strazio, si getta a terra contro la sponda del lettuccio e chiama Maria. Non sa persuadersi che ella non possa rispondergli più, che il suo corpo sia ormai senza l'anima vitale, ma deve ben arrendersi all'evidenza. Si curva sul suo volto, rimasto fisso in un'espressione di gaudio soprannaturale, lacrime e lacrime piovono dai suoi occhi, su quel volto soave, su quelle pure mani così dolcemente incrociate sul petto. È l'unico lavacro che abbia avuto il corpo di Maria, il pianto dell'apostolo dell'amore e del suo figlio di adozione per volere di Gesù. Passato il primo impeto di dolore, Giovanni, ricordando il desiderio di Maria, raccoglie i lembi dell'ampio manto di lino che pendevano dalle sponde del lettuccio e quelli del velo, pure pendenti dal guanciale, li stende sul corpo i primi e sul capo i secondi.
Maria è ora simile ad una statua di candido marmo stesa sul coperchio di un sarcofago. Giovanni la contempla a lungo e ancora delle lacrime cadono dai suoi occhi nel guardarla. Poi dà un'altra disposizione alla stanza, levandovi ogni suppellettile superfluo. Lascia soltanto il letto, la piccola tavola contro la parete, su cui posa il cofano contenente le reliquie, uno sgabello che colloca tra la porta che dà sulla terrazza e il letto dove giace Maria, e una mensola su cui sta la lucerna che Giovanni accende perché ormai sta per venire la sera. Si affretta poi a scendere nel Getsemani per cogliervi quanti fiori può trovare e dei rami di ulivo dalle ulive già formate. Risale nella cameretta e al lume della lucerna depone i fiori e le fronde intorno al corpo di Maria, come esso fosse al centro di una grande corona. Mentre fa questo lavoro, parla alla giacente come se Maria potesse udirlo e dice: «Tu fosti sempre il giglio della convalle», allusione al Cantico dei Cantici 2.1, «rosa soave, uliva speciosa, vigna fruttifera, spiga santa. Ci hai dato i tuoi profumi», allusione a Siracide 24.14.17, «e olio di vita, e il vino dei forti, e il pane», Salmo 104.15, «che preserva lo spirito di coloro che degnamente se ne nutrono da morte. Ben stanno intorno a te questi fiori, come te semplici e puri, come te ornati di spine, come te pacifici. Ora avviciniamo questa lucerna, così presso il tuo letto, perché ti vegli e mi faccia compagnia mentre ti veglio, in attesa di uno almeno dei miracoli che attendo e per il compimento dei quali prego. Il primo è che, secondo il suo desiderio, Pietro e gli altri, che manderò ad avvisare dal servo di Nicodemo, possano vederti ancora una volta. Il secondo è che tu, come avesti in tutto sorte simile a quella del figlio tuo, abbia come lui entro il terzo dì addestarti per non fare di me l'orfano due volte. Il terzo è che Dio mi dia pace, se ciò che io spero avvenga per te, come avvenne per Lazzaro, che non t'era simile, non avesse a compiersi. Ma perché non dovrebbe compiersi? Ritornarono vivi la figlia di Gairo, il giovane di Naim, il figlio di Teofilo. Vero è che allora operò il maestro, ma egli è con te, anche se non in modo palese. E tu non sei morta di malattia come i risorti per opera di Cristo. Ma sei proprio morta tu? Morta come ogni uomo muore? No, io sento di no. Il tuo spirito non è più in te, nel tuo corpo, e in tal senso la tua potrebbe dirsi morte. Ma per il modo come il tuo transito avvenne, io penso che la tua non è che transitoria, separazione della tua anima senza colpa e piena di grazia dal tuo purissimo e virginale corpo. Deve essere così, è così. Come e quando la riunione avverrà e la vita tornerà in te non so, ma tanto sono certo di questo che resterò qui al tuo fianco sino a che Dio, o con la sua parola o con la sua azione, mi mostrerà la verità sulla tua sorte». Giovanni, che ha finito di disporre ogni cosa, si siede sullo sgabello, ponendo in terra presso il lettuccio la lucerna e contempla pregando la giacente. Allora, amici, stiamo nell'amplissima sezione dedicata negli scritti di Maria Valtorta al transito e all'assunzione di Maria Santissima. Ci abbiamo già fatto due meditazioni, due puntate, perché abbiamo visto il prequel, tutta quanta la preparazione, il lungo dialogo tra Maria e Giovanni in preparazione. Oggi abbiamo visto quello che si chiama, nel testo dei Roschini, il volo dello Spirito di Maria nel cielo. Il volo nello Spirito è virgolettato, il volo dello Spirito è un particolare fenomeno estatico, io lo ricordo perché l'ho studiato, però non so dettagliarlo perché non l'ho mai vissuto, però è descritto da Santa Teresa nel Castello Interiore e anche da San Giovanni della Croce. È un'esperienza mistica del tutto peculiare, particolare. È diversa sia dal rapimento
che quando si entra in estasi e si contempla o con gli occhi del corpo, o con quelli dello spirito, qualche scena o qualche personaggio, qualche realtà soprannaturale, come anche da quegli altri fenomeni mistici, tipo per esempio le visioni intellettuali, soprattutto della Santissima Trinità, o anche le locuzioni interiori, sono tanti fenomeni straordinari e soprannaturali. Il volo nello spirito, vedete che è termine che la frase stessa ci lascia leggermente intuire. Lo spirito si fa un volo. Un volo. Luisa Piccarreta direbbe un giro, insomma, utilizzando le terminologie. Un volo significa che è come un uccello, parte dal nido, va, si va a fare una bella passeggiata. E a una certa, come diciamo noi comuni mortali, ritorna al nido. Quando lo spirito di Maria, volante nel seno della Santissima Trinità, ritorna, sì, questo vedremo la prossima volta, presumibilmente, quando viene proprio descritta l'assunzione, ritorna quando già gli angeli hanno, dopo al terzo giorno, e questo è vero che quello che Giovanni aveva detto, uguale al Signore, adesso dirò qualcosa che recupera anche una certa tradizione francescana. Il terzo giorno gli angeli la prendono, la portano in cielo, la elevano in cielo, perché Maria evidentemente non va al cielo per virtù propria, perché non era certamente il nostro Signore, quindi sono stati gli angeli a prenderla e a portarla in paradiso. E al momento in cui il corpo sta a quelle che noi chiamiamo le soglie del paradiso, lo spirito rientra, rianima in maniera glorificata il corpo di Maria, quindi perché non partecipi della pienezza della vita dei corpi glorificati, e abbraccia suo figlio. Questa è la storia. Ecco perché Giovanni dice: ma è vera morte? Quindi noi capiamo, no, che durante questa esperienza il corpo di Maria sembrava morto, quindi, perché sembrava esanime, era senza respiro, quindi senza respiro, quindi vuol dire senza respiro, vuol dire senza anche circolazione del sangue, vuol dire anche senza battito del cuore. Quindi è passato per uno stato di analogo a quello che è la nostra morte. Però è vera morte? Allora, secondo San Giovanni non si può dire che sia vera morte così come la nostra. Perché in questi fenomeni mistici, spiegano anche i grandi maestri di spirito, non si verifica un distacco totale dell'anima dal corpo, cioè della sostanza dell'anima dal corpo. Questi sono discorsi purtroppo un pochino complicati, perché noi siamo poveri mortali e sulle cose dello spirito ci arriviamo fino a un certo punto. Lo spirito, non a caso si chiama volo dello spirito, è la parte più eccellente della nostra anima, la parte che gli occidentali chiamano superiore, dove si trovano le nostre facoltà. Questa praticamente si può staccare, diciamo così, per farci capire, dalla parte inferiore dell'anima, senza però che ci sia un distacco totale dell'anima dal corpo, perché la morte, quella che è la nostra morte, si ha quando l'anima nella sua interezza si separa dal corpo. E questo fenomeno è di per sé un fenomeno irreversibile, a meno che non ci metta le mani il nostro Signore, come nella risurrezione di cui parla nostro Signore, di cui parla la Madonna, di cui parlano i Vangeli. Mentre il volo nello spirito di per sé è un fenomeno di per sé stesso reversibile, perché non comportando il distacco totale dell'anima dal corpo, quando la grande estasi, che può durare un quarto d'ora, un'ora, un giorno, 2 giorni, una settimana se Dio vuole, quando finisce si ritorna nella condizione in cui si stava, senza che, come dire, ci voglia un intervento straordinario per provocare il ritorno, ci vuole un intervento straordinario per provocare il volo nello spirito, perché nessuno di noi può fare il volo dello spirito. Provate se volete, e poi vedete se ci riuscite sul soprannaturale, così come posso io
voglio vedere la Madonna. Facciamo le battute come padre Pecunisi, a pensare alla Madonna e vedi se si materializza, insomma, non succede. Quindi fenomeni soprannaturali succedono soltanto quando Dio decide di porli in essere. Però il ritorno di questo fenomeno di per sé non richiede un intervento in senso stretto soprannaturale, perché non è altro che la fine di un intervento soprannaturale in atto. Questa ipotesi, sapete, che risolve l'arduissimo problema che Pio XII volutamente non volle risolvere nel dogma dell'Assunzione, nella Munificentissimus Deus. L'ho detto centinaia di volte anche nelle omelie dell'Assunzione, perché c'era appunto una disputa tra i mortalisti e gli immortalisti, chiamiamoli così. Cioè quelli che dicevano, la scuola francescana diceva queste cose qui: sì, la Madonna non c'ha il peccato, né originale né attuale. Quindi di per sé non può e non deve morire, perché la morte è entrata nel mondo a causa del peccato, si legge nel libro della Sapienza, e lo spiega San Paolo anche quando parla del peccato originale. Quindi chi non ha peccato non può passare attraverso la morte. Però c'è un però. Siccome suo figlio Gesù, a cui la Madonna in tutto si conforma, evidentemente per ragioni legate alla nostra redenzione, ma è passato per la morte, morte in senso stretto, perché Gesù è morto veramente, non è morto per scherzo, morto di morte violenta, appunto per subire la nostra, per realizzare la nostra redenzione. Maria non dovrebbe morire di per sé, ma per questa sua totale conformazione al suo Dio e Signore, oltre che figlio, eccezionalmente è morta, è risorta il terzo giorno come Gesù e poi è stata assunta al cielo. Questo dicevano la scuola francescana. Scuola francescana che su molte cose ci ha visto meglio su Maria, rispetto alla scuola domenicana, per esempio sull'Immacolata Concezione. L'altra corrente però dice no, non può essere. La Madonna non può essere morta con una morte simile alla nostra, perché sì, Gesù è morto, ma Gesù è morto di morte violenta. Certo, se uno avesse preso un pugnale e l'avesse infilato nel cuore di Maria, poniamo insomma un'ipotesi per assurdo che Dio non l'avrebbe mai permesso, infatti nessuno ha mai usato violenza contro la Madonna, violenza fisica, cioè di per sé poteva morire. Anche Adamo, prima del peccato originale, se uno gli avesse infilato un coltello nel cuore, certo che poteva morire. Dici, ah, ma allora vedi, non era vero che eravamo immortali? Discorso è proprio sciocco, no? Perché senza il peccato originale a nessuno mai sarebbe passato neanche per l'anticamera del cervello di piantare un coltello dentro il cuore di un suo simile. Quindi gli omicidi semplicemente non sarebbero esistiti, perché l'omicidio è un peccato. Perché ci sia l'omicidio ci deve essere il peccato, no? Quindi non ci sarebbe stata la morte perché nessuno avrebbe fatto del male al prossimo, non ci sarebbe stato nessun evento tipo terremoti, cataclismi o cose di questo genere che ci toglie la morte, che ci toglie la vita in maniera violenta, e non ci sarebbe stata quel fenomeno peculiare della morte naturale dovuta a decrepitezza, vecchiaia e quindi corruzione dell'organismo, ma sarebbe stato in tutto simile a quello che è successo alla Madonna. Un sonno estatico è stata di fatto la morte di Maria, un sonno estatico che produce, che ha prodotto. Quindi capite che nella ipotesi valtortiana, come dire, viene dato un po' di ragione a tutti, perché da un lato la Madonna non è realmente morta, però dall'altro è vero che la divina volontà per conformare in tutto Maria Santissima al figlio ha scelto di farla passare attraverso questa esperienza durata esattamente 3 giorni. Quindi non era morta, ma di fatto lo sembrava, tant'è vero che San Giovanni la copre con i veli, la circonda di fiori, quindi sembrava un cadavere, anche se non lo era. E ha vissuto l'esperienza della glorificazione come il figlio il terzo giorno. Quindi capite, no? C'è questa ipotesi che salva le esigenze dell'una e dell'altra posizione, perché capite che le esigenze di entrambe le posizioni, di ciascuna delle due, c'è un punto che è comunque importante, perché è vero che la Madonna in tutto è stata conforme a Gesù e doveva essere conforme a Gesù anche nel transito, ma è anche vero che non avendo peccato non poteva morire in senso
stretto, quindi così come moriamo noi o così come è morto Gesù, che essendo morto di morte violenta ha sperimentato una morte vera. Cioè, sapete che fin dai tempi antichissimi la tradizione della Chiesa sempre ha detto Gesù è veramente morto, eh? Cioè, chi si azzarda a dire che Gesù ha fatto una morte apparente è eretico, eh? È veramente morto ed è veramente risorto. Quindi Gesù è passato per la morte morte in senso stretto, quindi l'anima di Gesù è stata realmente per 36 ore, non per troppo tempo, ma proprio separata dal corpo. Con la sua anima separata dal corpo, Gesù è andato, è disceso negli inferi, ha liberato le anime dei defunti, e per quel tempo la sua anima certamente è stata separata dal corpo. Ecco. Ma la sostanza dell'anima di Maria, perché purtroppo questi sono discorsi molto sottili, bisognerebbe conoscere bene le cose dello spirito, qualcosa lo spiega San Tommaso, no? E noi generalmente non abbiamo una cognizione, un'idea adeguata dell'anima. Se uno si legge un pochino il libro di Tenera Amata, per esempio, capisce alcune cose che ordinariamente non capisce, perché tenete presente che noi siamo figli della cultura occidentale contemporanea, cioè da Cartesio in poi. Adesso non voglio fare disquisizioni troppo filosofiche, troppo lunghe, però sapete che da Cartesio in poi la parte spirituale dell'uomo, non avete idea dei danni che ha prodotto tutta questa cosa qui, è pazzeschi, si identifica con lo stato cosciente, cioè la nostra dimensione spirituale si identifica con l'autocoscienza, e quindi l'anima, ammesso che esista, quindi che le sue funzioni non si riducono come per i materialisti a funzioni cerebrali e nient'altro che questo, certamente l'anima ha delle funzioni nobili, quindi l'anima è libera, l'anima vuole, l'anima pensa, quindi compie degli atti intellettivi, però c'è un'identificazione tra queste che sono delle attività che l'anima svolge in stato cosciente con l'anima tout court. Ma non è così. Perché nella antropologia classica, nella psicologia classica, l'intelligenza, il libero arbitrio, la volontà si chiamano tecnicamente facoltà superiori o spirituali dell'anima, cioè l'intelletto, la volontà e il libero arbitrio non si identificano con l'anima. Ci sono perché ne costituiscono le attività più nobili, ma anche quando io dormo, per esempio, dove evidentemente non compio atti di volontà deliberati, non penso in senso stretto, sogno, ma il sogno sapete che sono delle impressioni che noi riceviamo, dove non c'è una nostra cooperazione attiva. Quindi anche quando l'anima non è cosciente, c'è. Nel libro di Tenera Amata, per esempio, si dice, per esempio, e questo aiuta un pochino a capire qualcosa, ripeto, queste sono cose spirituali. San Paolo scrive nelle sue lettere che l'uomo carnale delle cose dello spirito non capisce niente, d'accordo? L'uomo spirituale ne coglie qualcosa, perché di queste cose in questa vita ne possiamo cogliere qualche piccolo aspetto. Una comprensione perfetta non la possiamo avere, perché se potessimo avere una comprensione perfetta non saremmo più in questa vita, non avremmo più bisogno di grazie, ce l'avremmo in paradiso. Allora, però, per esempio, quando Tenera Amata dice che la digestione è un fenomeno presieduto dalla nostra anima, andatela a leggere, se l'anno prossimo faremo un pochino di incontri, cioè tutte quante le operazioni che noi le possiamo studiare, a scuola l'abbiamo studiato, tutto quello che succede dallo stomaco, quindi i vari processi di scomposizione di quello che mangiamo in quello che poi diventa, che diventa sangue e energia fondamentalmente, sono operazioni presiedute dall'anima. La regolazione dei livelli del battito cardiaco sono operazioni presiedute dall'anima. Sapete che a seconda di come noi stiamo a riposo o a sforzo, la sudorazione sono operazioni presiedute dall'anima. Gli scienziati
li studiano, come dire, da un punto di vista fenomenologico, si dice in termini filosofici, cioè quello che accade, questi sono i fenomeni che accadono, ma questi dipendono dalla conformazione dell'organismo. Ci si può fermare, come dire, ad una spiegazione meccanico-razionalistica, ma non è così. La nostra stessa sensibilità, quindi tutti quanti, tutto quello che riguarda la nostra vita è tutto quanto presieduto da questa straordinaria sostanza creata da nostro Signore. E anche gli animali stessi e le piante, ma questo lo sapevano i classici, hanno, non come noi, qual è la differenza tra noi e gli animali? Noi abbiamo l'anima spirituale, come si dice, cioè l'anima che ha una nobiltà particolare impressa dall'atto creativo di Dio, che è appunto l'immagine e la somiglianza di Dio, e che si manifesta nel suo grado sommo appunto nell'esercizio delle facoltà spirituali, che gli animali non hanno, perché gli animali non pensano in senso stretto, non parlano e non sono realmente liberi, quindi non possono fare degli atti di volontà come noi, realmente non necessitati. Perché in tutto quello che fanno loro sono in qualche modo programmati, quindi guidati da quelli che si chiamano in gergo gli istinti, che loro assecondano senza potersene distaccare. No? Chi c'ha gli animali lo vede benissimo, io ce l'ho avuti tanti, no? Quando un animale sta male, che tu lo devi medicare, lo devi guarire, quello fa il pazzo. Cioè, e tu sai benissimo che lo devi curare, se non muore, ma lui non capisce niente. È lì proprio che capisci che per quanto possano essere belli gli animali, poverini sono, non è che tu gli puoi spiegare, dico, guarda figlio mio, questo lo sto a fare per bene, tu stai male, ti devo curare, ti devo medicare, se no mori. Quello non capisce niente. Se un animale vede un simile che è morto, non è come noi, dice, ah, dunque questo è morto, è punto primo, è morto, cioè non campa più. Ergo, morto lui, un giorno morirò pure io. Gli animali non sono capaci di fare questo tipo di processo, appunto perché non c'hanno, loro hanno l'anima immateriale, la chiama qualcuno, oppure i classici, Aristotele and Company, la chiamavano l'anima sensitiva, quindi che è una forma inferiore di essere rispetto al nostro, se no sarebbero come noi. Ma gli animali parlano soltanto nei fumetti di Walt Disney, d'accordo? Parla Topolino, parla Paperino, insomma, ma parlano perché la fantasia dell'uomo gli presta la parola, ma non è perché che parlano in realtà, no? Ecco, quindi Maria Santissima ha vissuto questa esperienza del tutto peculiare. Bello, prima di concludere, di andare a rivedere qualche cosa, perché la Madonna chiede a Giovanni di citargli i passi della scrittura che parlano di lei, cosa bellissima, perché fa una rassegna veramente straordinaria. Ci sono le note, possiamo andarla a riprendere qualcuno, perché sono quei passi veramente, veramente molto, 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 molto belli, no? Il Salmo 118, per esempio, no? Comincia con le parole: beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore, beato che è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Nel breviario romano del 62, questo è il Salmo che si dice tutto per intero la domenica, comincia è il secondo salmo dell'ora prima, e poi i tre salmi dell'ora terza, i tre salmi dell'ora sesta, i tre salmi dell'ora nona, perché è lunghissimo, sono 178 versetti se non mi ricordo male. Poi c'è il Salmo 41, come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Poi c'è il Salmo 39, ho detto veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Poi c'è il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E San Giovanni veramente super ispirato, no? Poi c'è il Salmo 1, mariano per eccellenza, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia sulla via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, dei beffardi. E poi c'è Siracide, quello che si legge in diverse messe mariane. Nella città santa mi ha fatto abitare, in Gerusalemme il mio potere, ho posto le mie radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore sua eredità. E poi c'è il bellissimo cantico di Tobia, tutti questi passi mariani, no?
E poi attenzione che la Madonna ha chiesto il saluto dell'Arcangelo, le parole di Elisabetta, che sono la prima parte dell'Ave Maria e il Magnificat. Questo è bene che lo ricordiamo, perché ecco, recitare queste cose fa enormemente piacere a Maria Santissima. L'Ave Maria e il Magnificat certamente sono le preghiere che le si possono offrire e rivolgere, che sono maggiormente a lei gradite.